Assomiglia molto al posto dove avremo rifugio con i Lost and Damned, grazie. Ne avevo proprio bisogno, guarda. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, 62esima missione di GTA 4. Siamo con Babysitting, la seconda su tre, per Derek McCreary. Poi andremo con Tunnel of Death e poi ci richiamerà il vecchio e caro amico che ormai conosciuto, anche direi abbastanza bene, Francis. Nella scorsa missione abbiamo fallito, lo ammetto ragazzi, l'ho fallita. Sono umano, anche io fallisco le missioni anche io, perché praticamente era una missione dove vieni ricercato, però siamo stati ricercati diciamo un po' troppo presto, perché dovevamo essere ricercati verso il finale della missione e praticamente la polizia ha cominciato a ricercarci a metà della missione. Non avevamo abbastanza vite, quindi siamo morti, però abbiamo rifatto, è andato tutto bene, compresa poi la fuga. Oggi siamo qua di nuovo con l'ubriacone di Derek McCreary. Io metto le mie bellissime, tra virgolette, cuffie. Vi chiedo ovviamente like, l'iscrizione e l'attivazione della campanella, che sono tre passaggi che richiedono un secondo. Per voi sono stronzate, ma per me è importantissimo. E passiamo al gioco. Allora, ci eravamo lasciati nella musichetta un po' cool del nuovo rifugio di Nico, che ci è stato dato da Roman qua a Alderney. Tra l'altro Roman gentilissimo, nonostante non ce lo cacchiamo di striscio, perché io ripeto sempre che sono qua per completare la storia, non per uscire a ubriacarmi con gli altri personaggi. Uscire a ubriacarmi è già una cosa che faccio da me nella mia vita reale e non ho intenzione anche di farlo nel gioco. Comunque ero venuto qua anche per salvare la partita, a dire la verità, quindi se mi date pazienza proprio un minuto e poi andiamo per davvero. Abbiamo Belle. Reboccino, Phil Bell. Sì, come vi ho detto amici, c'è una scaletta da seguire. Vi voglio tanto bene, ma io una missione alla volta, veramente. Tra l'altro questo assomiglia molto al posto dove avremo rifugio con i Lost and Damned, grazie. Ne avevo proprio bisogno, guarda. Cioè, io sto prendendo davvero il taxi per andare da Derek, che... $4. Andare qui a... Ragazzi, sto messo malissimo, ok? Va bene, va bene, va bene, va bene. Vi prometto che stasera non sono ubriaco. Non mi dire che devo andare su perché non ci credo. No, per favore. Ci mancherebbe... Ah no, ok. Ho visto bene allora. Babysitting, dai. Scusate, è l'abitudine. Ah, ok. Bene. Andiamo. Ovviamente Ray, anzi che Ray, Derek viene giustamente quando si presenta Nico proprio, cioè si hanno programmati di incontrarsi lì a quell'ora ed erano entrambi puntuali, va bene. Bucky and Aiden, we all cared about the same stuff. We came together for a cause we believed in. At least, I thought I believed in it. I was young. This was a while ago, Dad. Yeah, so Aiden got caught with something when he was somewhere he wasn't meant to be. Needless to say, he'll be inside for a time. Him and Bucky think I talk. Couldn't see no other way how he got caught, from what I hear. Ok, questo praticamente è il peschereccio dove dobbiamo andare. Boy. Yes, I'm Kim. You Derek? Yeah, welcome to America. We're meeting your friends in Bohan. I'll text you the route you gotta take. Best way to avoid checks. We'll cover your rear. Ok, seguiamo Kim, che è un maschio. Contro ogni previsione.
nothing of himself. Brings a tear to my eye. When this is done, I won't have to leech off my brothers no more. This deal should mean I can take care of myself. Providing it goes to plan. It's in the hands of the Lord now. What the fuck is this? Think I got a clue? Use our boat to shield. Ecco, ma Derek, magari spara anche tu, no? We gotta protect him. I'd rather swim home tonight. Bravo. Ok, dovrebbe essere abbastanza. No, c'è ancora gente sopra. Minchia, che culo! You're a good man to have on side, Dico! Fuori di culo. Look right, people! Minchia, ma quanti ce n'è? Ecco perché babysitting. La visuale è al contrario, è vero? Anche l'elicottero. Shit, they're sending the fucking airborne cavalry after us as well. Good thing we got a rocket launcher with us. We've got the what? A rocket launcher! It's in the back! Ok. Dov'è? No. No. C'è rimasto solo lui. Ok. Esploso in aria proprio. Sì, mi sposto, tranquillo. Vai, Kim. Basta, vero? How'd they know we were here? I don't know. I told my dealer I was good for the money I owed him. Maybe a few people in the pub I borrowed money from as well. Ovviamente Kim non era mica in grado di spostarsi da solo. Ma poi perché sta spuntando acqua da dentro la cabina? Che è il Titanic? Il Titanichino? Dai, però, che palle! Dio mio! Arrivati. Got him here in one piece. That was a deal. Thanks, Nico. Thank you, Miss McGreevy. Not such a smooth journey. Yeah. No, me ne sono accorto anch'io che non è stato così tranquillo. Ok. That's all you can hope for in this godforsaken world. See you around, Nico. Don't put all the payoff up your arm, Derek. Only place for it, me boy. Only place for it. Meno male te l'ha appena detto. Grazie che mi dai anche quella macchina. No, in realtà no. Era uno scherzo. C'era quella bella gippona lì. Niente. Ci stava proprio camminando golosissimamente. Nulla. Comunque sia, dove siamo? Prima di tutto. Ah. Pensavo da tutt'altra parte. Ok. A casa siamo praticamente. Ma dai, la macchinina. No, 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 quella dietro. Devi andare da quella più vicino. Io non so perché pensavo che il ponte rotto, che è questo qua, o meglio, in costruzione, fosse ad Alderney. Non so perché ho questa visione nella mia testa totalmente sbagliata. Comunque per la prossima ancora Derek. Io vado a salvare. Prima c'è Brucey. He don't want you to give it back to him, does he? Shit, no, that's cool. I
what's happened. He's gonna be in touch with you about the cars he needs found, if you catch my meaning. Sure, I have an ability to find stuff, if the price is right. Give him my number. Fuck, man. You are the boy. I'll call Stevie. Ok, grazie. Proprio quello che ci serviva in questo momento. Comunque casa nostra è qui, eh. Oh, pare di essere tornati dietro nel tempo, ragazzi, che bello. Tipo ai tempi di A Squale of the Streets, quel... C'è ancora la macchina di Bruce, tipo della missione numero 24. Siamo alla 62. Tutto molto bello. Una macchina presa praticamente 40 missioni fa. Piange il cuore. Vabbè, ritorniamo qua da eroi. Da eroi, ragazzi. Ritorniamo nel nostro rifugio da eroi. Cambiamoci di abito. Tanto io voglio il cappello. Tutte le volte. Oh, voglio il colbacco. Poi dai, questo vestitino ha rotto i coglioni. Va bene così con la cravatta rossa. E... dai, ritorniamo a essere eleganti. Ma il cappello! Se n'è a me! Se n'è a merda! Se n'è a merda! Se devi essere figo, lo devi essere al 100%. Bravo. Ok, ragazzi. Io qui vi lascio. Mi raccomando, pollice nel video, iscrizione al canale, attivazione della campanellozza. Ci vediamo con Tunnel of Death, che penso che sia ripreso palesemente dalla canzone Dire Straits, che era appunto Tunnel of Love, dell'album Making Movies. Datemi un'ascoltata perché è una canzone veramente, ragazzi, molto molto bella, è una canzone leggendaria tra l'altro. Grazie della visione, io vi chiedo sempre di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella perché insomma... predico il vostro supporto, lo predico, non lo esigo, non lo chiedo, lo predico, ecco. Grazie ragazzi, ci vediamo alla prossima.